Immagina per un momento di essere un bambino indigeno delle Americhe. È il primo giorno di scuola, ma non è tua madre a portarti lì. No, sei prelevato con la forza da casa tua e trascinato via per centinaia di chilometri, lontano dai tuoi genitori. Siamo agli inizi del Novecento e lo scopo di questa scuola non è tanto quello di insegnarti, ma di eliminare ciò che sei con il lavaggio del cervello. A tua insaputa, ovviamente, con la violenza psicologica e la manodopera forzata. Benvenuto a un viaggio nella storia oscura e agghiacciante dell'Indian Residential Schools in Canada. È abbastanza cruciale conoscere questa storia, poiché è una tragedia taciuta e doppiamente dolorosa. Non tutti i genocidi portano alla morte fisica, alcuni uccidono dentro, come nel caso dei popoli indigeni, delle Americhe. Ma come sono nate le residential schools? Beh, queste scuole criminali nascono con l'Indian Act, emanato dal governo canadese nel 1876 e tuttavia è modificato nel 1927, che diede via libera al genocidio culturale e permetteva alle autorità statali di intervenire anche all'interno della sfera privata. L'intervento autorizzò le autorità a separare i bambini indigeni dalle loro famiglie, senza richiedere il consenso dei genitori. E le zone rurali di tutto il Canada furono svuotate dai bambini, strappando da terra i semi del futuro. E questi istituti, inizialmente gestiti da varie chiese e finanziate dal governo canadese, diventarono luoghi di sofferenze inimmaginabili, obbligati a frequentarli fino al raggiungimento della maggiore età. Circa 135.000 bambini frequentarono le Indian Residential Schools e purtroppo migliaia di loro hanno perso la vita in questi luoghi di sofferenza. Queste scuole malsane e perverse avevano solo uno scopo: assimilare i bambini indigeni alle culture euro-canadesi. Dovevano dimenticare chi fossero. E nel 1920 il vice sovrintendente generale degli affari indiani del Canada fu piuttosto lapidario. Il nostro obiettivo è di continuare fino a che non ci sia un indiano che non sia stato assorbito nel corpo politico e che non ci sia una questione indiana in nessun dipartimento indiano. E per attuare questo proposito l'istituzione avviarono un protocollo agghiacciante, tanto quello di mangiare chiodi a colazione. Ma cosa succedeva all'interno di queste scuole? Esploriamo una giornata tipo. Beh, anche se presentate come centri educativi, lasciavano poco spazio all'istruzione, limitando la conoscenza a livello elementare e focalizzandosi su mansioni domestiche per le ragazze e lavori manuali per i ragazzi. I bambini venivano separati dalle loro famiglie in modo da recidere il cordone culturale con i genitori e i fratelli. Ma la separazione non era sufficiente, anzi era solo l'inizio di qualcosa che superava ogni immaginazione. I bambini indigeni dovevano immaginarsi come occidentali, cioè inglesi o francesi. Quindi per prima cosa veniva dato loro dei nuovi nomi. O si trattava di nomi occidentali o di numeri. E in effetti erano solo numeri di un programma atto a fargli il lavaggio del cervello. E una volta che avevano un nuovo nome, i supervisori cambiavano il loro aspetto. I capelli che tradizionalmente portavano lunghi venivano tagliati corti. Ma non solo, venivano forzati a indossare uniformi occidentali e a parlare tra loro inglese o francese. E se gli insegnanti li sentivano parlare nella lingua nativa, per punizione trafiggevano la loro lingua con degli aghi, anche quando questi poveri bambini, appena strappati dalle loro famiglie, non conoscevano altra lingua che la loro. Quindi gli studenti non dovevano solo agire come occidentali, ma pure pensare come loro. E ogni aspetto della loro identità veniva soppresso. Dovevano abbandonare il loro modo di vivere a causa delle convinzioni che la loro cultura fosse inferiore a quella dell'uomo bianco. La crudele realtà quotidiana era questa: abusi fisici, sessuali e psicologici, malnutrizione implacabile e condizioni igienici e sanitarie da incubo. Questa forzata conversione era un atto di violenza spirituale e completava il macabro quadro di sofferenza inflitta nelle Indian Schools. Molti di questi superstiti, ormai adulti, sono rimasti traumatizzati dal genocidio culturale di questi collegi, come nel caso di John Jones, che non riesce a dimenticare gli orrori subiti nonostante siano passati decenni. Infatti dice in un'intervista che l'unica cosa importante per un bambino è giocare ed essere amato. Ma dopo aver pronunciato la frase, fa una pausa, come se stesse scavando con fatica i suoi ricordi. Poi afferma con dolore: ecco com'era la mia vita prima della scuola residenziale. John frequentò Alberni Residential School,
Ha raccontato che se non faceva le cose che la scuola gli diceva di fare, lo chiamavano, testuali parole, uno sporco indiano, buono a nulla. Ma chi si scorda il primo giorno di scuola? Certamente non John. Lo ricordo purtroppo benissimo. Aveva 7 anni e ricorda l'arrivo all'Alberni. Separato dai suoi fratelli, è costretto a seguire un supervisore lungo un corridoio buio verso il terzo piano, descrivendo il luogo come freddo e scomodo. Arrivato in una sala, gli viene consegnato un sacchetto marrone con delle uniformi occidentali. Gli viene anche esortato di spogliarsi in una stanza che un po' evoca quei sinistri richiami alla brutalità nazista. Qui un supervisore gli versò una polvere bianca sulla testa e sul corpo, costringendolo poi a una doccia e al cambio degli abiti. John spiega nell'intervista che le scuole residenziali del 1867 fino agli anni 90 del secolo scorso avevano come scopo il lavaggio del cervello, come possiamo leggere nel rapporto del 2015 della Truth Reconciliation Commission. E i ragazzi venivano puniti pubblicamente per piccole trasgressioni, come bagnare il letto, piangere, chiedere della mamma. E questi castighi consistevano nel frustare il colpevole con una cintura, ma a farlo non era il supervisore, ma altri studenti. John spesso sceglieva coraggiosamente di non condividere la punizione, invece di frustare i propri amici, si univa ad essi. E come se non bastasse, ha dichiarato di essere stato vittima di abusi sessuali da parte dei supervisori. Anche quasi dopo 60 anni John ricorda la solitudine e il dolore causato dalla separazione della sua famiglia. Infatti i genitori erano costretti a inviare i loro figli nelle scuole residenziali, certamente minacciati dalle autorità. La scuola residenziale Alberni è stata fortunatamente chiusa nel 1973. E recentemente sono state scoperte fosse comuni con resti di 215 bambini e successivamente con 751 salme in un'altra scuola, in Saskatchewan. Queste scoperte confermano le stime del Truth Reconciliation Commission, che indicava più di 3.200 morti nelle scuole. Più di 3.000, che è davvero dura da digerire. E se ci fermiamo un attimo, nonostante siano passati secoli, questi genocidi sembrano non finire. Semplicemente guardiamo dall'altra parte del mondo e notiamo una ripetizione delle stesse problematiche. A cosa possiamo concludere da questi genocidi culturali? Possiamo dire che sono enormi orrori che sfidano la comprensione umana. Siamo stati testimoni di un genocidio culturale orchestrato con precisione crudele per cancellare le identità indigene. La lista di crudeltà è infinita. Separazione forzata dei genitori, forzate assimilazioni culturali, stigmatizzazioni, perché insegnanti e supervisori arrivarono a tanto, coloro che dovrebbero essere una guida per un paese, e soprattutto con dei bambini innocenti. Sono del parere che potrebbero essere stati influenzati dall'indottrinamento coloniale. Per loro era scontata la superiorità della cultura occidentale, e quando si dà per scontato una cosa del genere, l'eliminazione della cultura indigena non può che essere vista dai supervisori come un favore fatto ai bambini, una sorta di spamentale che li purificava dalle tradizioni orrende. Il genocidio culturale dei popoli indigeni delle Americhe si basava sul razzismo strutturale, politiche discriminatorie e pratiche istituzionali per favorire alcuni gruppi e ne svantaggiavano altri. Oggi il Canada cerca la verità e la riconciliazione, ma dobbiamo affrontare e criticare il ruolo dell'Occidente in questo dramma, l'arroganza culturale e la forza coloniale che hanno contribuito a questo genocidio in un capitolo spiacevole che l'Occidente deve riconoscere. E certe verità sono dolorose e non tutti i criminali collettivi vengono a galla, anzi, alcuni vanno raccontati per scoprirli. Quindi, quale dovrebbe essere il nostro impegno? Condividere storie come queste. Per una società come la nostra, che rifiuta il razzismo sistematico e rispetti le identità culturali, perché quando non riusciamo a impedire le tragedie, raccontarle è l'unica cosa che ci resta da fare. Solo in quel momento possiamo sperare in una reale riconciliazione e nel superamento di questo brutale capitolo della storia umana. Ti invito a condividere il video e iscriviti al canale. E se non l'hai già fatto, grazie. E ci vediamo nel prossimo video. Qui oppure qui. Questo è Ok Mirko.